Alessio un attimo, dai Alessio. Oh, io c'ho due rocce dietro di me. Facciamo il disco. Esce fuori, Demo sta sudando, com'è un casino. Però questo... Ciao a tutti gli spettatori di 33 Giri, siamo a Molassana, Genova, e siamo qui per intervistare una delle nuove promesse del rap genovese, 2-8 da Studio Stile. Andiamo a trovarlo. Sta registrando. Entriamo. Ciao bella Dwayne. Allora come stai? Tutto bene? Bene, eh? Bene, bene. Pronto per l'intervista? Prontissimo, sì, stavo finendo una cosa. Prendiamo dopo, eh? Ci manca altro che, sì, mi ero quasi mezzo svanito. Come andiamo ragazzi? Tutto bene? Bene, bene, ci mettiamo qua. Chi è Dwayne? Presentaci un po' ai lettori di 33 Giri. Ma guarda, ti dirò una cosa, anche se in maniera sempre scherzosa, ero in compagnia, dopo tutte le cazzate, gli anni e i vari disordini mentali, ci consideriamo quel minimo bipolare, quindi 2-8 è quella parte dentro di me che ha un po' una voglia di rivincita e magari è la parte che a volte è sempre forte o sempre debole, il giorno dopo si estranea un po' da Mario. Sinceramente non ho ancora capito in che personaggio mi sto andando a inoltrare, io quando scrivo... Cioè quello che penso, Dwayne è quello che ha il coraggio di fare le cose alla vita di Mario, che è un ragazzo come un altro, perso nei suoi sogni e nelle sue cose. È da poco uscito il tuo primo pezzo, Skid Row. Cosa ti aspettavi da questo pezzo? Cosa invece non ti aspettavi che è successo? E com'è nato? Qualche aneddoto? Ecco, Skid Row, guarda, cosa mi aspettavo? Ma Skid Row sinceramente è una traccia che... Ho scritto in un giorno, se non fosse per qualche ritocco della seconda strofa, e non mi aspettavo molto perché è un inedito, una cosa che carica il volo. E ogni volta che io scrivo, siccome non ho ancora inciso molta roba, ma mi sento del potenziale, provo sempre a sperimentare qualcosa di nuovo per migliorare la volta dopo. E non mi aspetto mai che quella sia la traccia a farmi svoltare. Sicuramente è una canzone, un pezzo che può essere risultato più potente rispetto ai miei... alle mie tracce prima, e come è nata nella follia di tutti i giorni, che trovo un beat, scrivo e bisogna farsi vedere sul tubo, il web va molto veloce, quindi bisogna far uscire tracce, ne staranno per uscire molte altre che chiamiamoli web single, da non far annoiare mai nessuno e cercare di arrivare sempre più persone possibili. Genova è la tua città, quanto ti ha dato e quanto invece ti ha tolto e qual è il tuo rapporto con lei? Guarda, Genova, io sono nato a Genova. Ci sono stato qualche mese, poi mia madre mi ha riportato a Milano, ho avuto varie problematiche e quant'altro, magari tagliando, non so se non sto qua a raccontarti la mia vita, ma poi a 13 anni ho avuto l'opportunità di restare con mia madre, mi sono ritrasferito a Genova, lei col lavoro e tutto ha trovato casa a Cogoleto, poi ho sempre frequentato molto la zona Arenzano piuttosto che il centro e a quell'età andavo già molto alle gemme a Milano per quanto fossi un bimbo, e c'era un'atmosfera che non ho ritrovato nella provincia di Genova, perciò Genova inizialmente per me è stata come un tarpar le ali, anche solo che hai dei desideri. Negli anni, crescendo, conoscendo gente, partecipando ai contest, facendo freestyle qua, incidendo di là, sono sempre di più riuscito a collaborare con chi una volta ascoltavo, perché appena arrivato a Genova ho cercato i rapper del luogo, ho preso i ragazzi che conoscevo, magari non sapevano neanche, per dirti così, nel 2007 andava molto a Milano Chino e Club Dog, per dirti una cazzata. Io ho fatto conoscere una cultura, gli passavo i miei CD fatti da mio fratello, da 200 tracce di tutta la scena, dagli anni 90 ad allora, mi sono fatto appunto il mio crew e poi col tempo Genova è cresciuta molto, è una città che adesso sta dando tanto e sta ricevendo poco. Quindi il mio rapporto con lei, non penso che lei possa darmi molto, ma... Cioè, hai capito? Adesso mi trovo nettamente bene rispetto a quando mi sono appena trasferito, quello è sicuro. Come sei entrato in Studio Stile? Cosa significa per te far parte di una crew così importante come Studio Stile a livello cittadino? Comunque è molto conosciuta. Cosa significa per te appunto essere entrato in Studio Stile? Studio Stile, per me Studio Stile è tanto. Per me è quello che cercavo, no? Quello che quando guardavo i miei amici... di su negli anni, vedevo che loro riuscivano a raggiungere il team, la label, le produzioni, i video, uno studio comunque sia professionale, dove tu amatorialmente fai la tua musica, ma è già un quel qualcosa in più che non ti rende più nella prima tappa, ok,
della vita hip hop, dell'incidere e raggiungere sempre nuovi traguardi. Ecco, per me Studio Stile è un posto dove ho potuto conoscere della gente veramente in gamba, soprattutto a livello genuino con le persone, e se negli anni o anche meno nei mesi vedo che tutto continuamente cambia, se continuiamo di questo passo, magari la volta che, che a livello interregionale si riesce a uscire con questo marchio, e poi a Genova comunque si è pieno di altri studi che rispetto molto, che insomma lo fanno sentire alla città, è da arrivare alla gente, è tutto qui. I tuoi progetti futuri, hai qualche progetto in mente? E guarda, per il futuro non so neanche se domani mattina non mi sveglio morto, però ti dico, ho fatto qualche colloquio, ma non è quello che, su cui mi sto basando. Sono salito a Milano qualche settimana fa, ho fatto una posse con Pasca e altra gente, a Sorcom, amici miei molto cari, molto bravi nel campo di questo genere. Ho lasciato molti featuring in qualche mixtape che stanno per uscire. Sto facendo un disco con il mio socio Vaz, prodotto interamente da Walter, da zero. E quindi quando avremo dei fatti preponderanti, allora inizieremo a far girare un po' di più il tutto, a propagandare la cosa. E per adesso i nostri progetti sono quelli di fare buona musica, che ci piaccia, di farci conoscere tanto, perché in Italia la gente sta facendo i soldi con questo sogno nel cassetto e magari a un livello che non ho la presuntuosità, cioè la presunzione di dire che noi siamo meglio per niente, però non è così distante da noi, e quindi per il futuro si spera di non so, di ottenere qualcosina, perché sennò è davvero un casino. Poi se devi lavorare 12 ore al giorno non puoi sempre stare dietro qua con il cappellino, il microfono, una certa devi crescere. Se invece c'è qualcosa dall'altra parte, allora è sempre un motivo per portare avanti, per andare avanti, perché va bene la passione che abbiamo sempre avuto fin da quando, ti giuro, eravamo in prima media tutti quanti, così se non dalle elementari, ma perché no? Perché non è anche comporto, sì, che posso diventare qualcosa in più, cioè vivere di questo, anche giusto a pagarsi l'affitto e una cena fuori per la tua donna, non di più, però capito, anche perché le scarpe non è che magari sai cosa, rappare a costo zero, sai, lo studio, i CD e quant'altro, comunque con calma, passo alla volta. Non è che le grandi cose arrivano con lo schiocco di dito. E com'è stata la tua collaborazione con Vaz? Guarda, con Vaz, Vaz è un mio amico. Vaz è proprio, me l'ha fatto conoscere, mi ha portato un mio amico in casa, il mio coinquilino. E Vaz, dal primo momento che mi rappava i suoi testi, rappava da poco, era già veramente un passo avanti, come si è dimostrato poi adesso, come le cose che sta per incidere. E niente, gli ho dato quelle due dritte, quelle due malizie che magari una persona che era da poco nell'ambito non potesse conoscere. Per il resto ha fatto tutto da sé, si è diventato in crew con me, la Well Bandana, che siamo un gruppo di amici che fa musica, che adesso abbiamo anche intenzione di uscire con un mixtape per far conoscere un po' di più il nostro gruppo. E sto appunto con Ale, più siccome insieme siamo comunque abbastanza, non lo so, incisivi, da quel che ci hanno detto, da quello che ci sembrerebbe a noi, stiamo, come ti ho detto prima, facendo queste EP, e poi l'intenzione è sempre lavorare alle nostre cose, ma di lavorare sempre insieme. Hai un messaggio per i lettori di 33 giri? Ragazzi, condividete, mettete mi piace, perché è una cosa veramente innovativa, ci sono dei ragazzi che si stanno sbattendo, non so se adesso devo parlare con te in camera, però voglio parlare proprio a voi. E ascoltate questa musica, scaricate i dischi, comprateli, supportate il rap della vostra città, perché lo so che adesso che c'è l'apice di rap italiano in Italia, anche voi a Genova state ascoltando questa musica, ed è un piacere se andate a interessarvi a chi rappa nella vostra zona, perché c'è un sacco di gente in gamba. Bra! La guarda un po' tipo, sì, ti scazzo se la guardo. Io sono Duate, questo è 33 giri. E chi non si compra questo, c'ha la nipote che si risveglia con Archie nell'armadio. Chi migliore, perché pecca e riprovo, chi mi aspetta mi trova, sono solo in vetta alla coda, con così tanta botta, che chi mi tocca mi sfiora, con così tanta forza, che chi supporta.